Benvenuti a... Non ce la farei. Benvenuti e bentornati ad un'altra puntata di The Rolling Gamers. Quest'oggi vedremo un nuovo gioco che si intitola... Qualcuno che mi aiuti, aiutatemi. The King's Dilemma. Ciao Sauro. Okay. Ci abbiamo provato. Abbiamo detto oggi provaci tu, intervieni, lanciaci, fai qualcosa. Se non lo sapete sono Brego 92. Purtroppo le difficoltà sono più di una, però è stato bravo, dai. Ottimo, secondo me ottima introduzione. Grazie per averci introdotti oggi. E quindi faremo un gameplay. Perfetto. Vi portiamo quindi il gameplay di King's Dilemma, che come tutti sapete è il candidato al Kenner Spiel des Jahres, accettate la pronuncia, non sono tedesco e quasi neanche italiano. State tranquilli perché, essendo un gioco legacy, potremmo spoilerarvi qualcosa, ma no, non lo faremo perché abbiamo qui questa bella cosa, questi bei fogli e queste belle carte che vanno a comporre la demo di King's Dilemma. Ringraziamo innanzitutto la Genos che ci ha fornito il materiale per potervi poi parlare, comunque far conoscere un pochino di più questo gioco che sembra a tratti un'incognita un po' particolare. Brevemente vi spieghiamo come funziona la meccanica principale del gioco. Ognuno di noi ha preso una fazione. Queste fazioni, ve lo faccio vedere a questa, il gioco chiaramente qui è stato già iniziato. Utilizzato perché abbiamo già iniziato una campagna e purtroppo non avevamo altre planche da riutilizzare. Ognuno sceglie una casata, questa casata ha una storia di fondo e un motto, diciamo che indicativamente se volete avvicinarvi un pochino e volete comunque interpretare il ruolo che questa casata vi fornisce, questa spiegazione vi dà leggermente comunque un indirizzo di come questa famiglia si comporta nelle varie riunioni con il re e tutte le altre casate. Una volta che è stata scelta la casata, in base al numero rappresentato qui sotto, si distribuiscono le carte obiettivo segreto, a partire dal giocatore che ha il numero più basso, in questo caso è la casata... In questo caso Duchi di Solat. Ok. Dovrà prendere una carta di queste e eliminarne una casualmente. Dopodiché, sempre lo stesso giocatore inizierà a scegliere una. È il sistema principale per fare punti vittoria all'interno di una singola partita. Una singola partita si svolge dall'inizio di un regno con un determinato re fino alla sua morte o fino a quando questo re, per decisioni particolari, non abdicherà. I ruoli si basano sull'andamento che il nostro regno avrà in base alle nostre decisioni. Qui vengono estratti i segnalini che tengono conto di ciò che accade, vengono posizionati ognuno sul corrispettivo simbolo, con la faccia rivolta verso l'alto in base a come cadono a terra, quindi proprio in maniera del tutto casuale. Quelli bianchi sono una visione positiva dell'andamento del regno, quelli neri di una visione negativa. Nel gioco, in base alle nostre decisioni, si sposteranno in su e in giù e cambieranno, potranno anche cambiare l'orientamento. Alla fine della partita, in base a dove si troveranno questi indicatori, ogni giocatore, in base al proprio obiettivo, riceverà dei punti vittoria. Dopo di lui sceglie il giocatore successivo in ordine crescente, quindi dal più basso al più alto. La carta che avanza viene scattata insieme alla prima che è stata tolta. Come funzionano le varie scelte? All'interno di questo mazzo ci sono delle carte che noi andremo a leggere. Ci sarà una storia che ci farà capire più o meno la nostra scelta, come influenzerà il nostro regno. In base a quello che sarà rappresentato su queste carte andremo a mettere degli indicatori sul no e sul sì. Poi tutti i giocatori andranno ad eseguire una votazione sulle loro carte, quindi il sì, il passo e il no. Abbiamo quindi la possibilità di andare a favore o a sfavore di quella determinata carta o passare il turno, perché a noi quella scelta non interessa. Come andremo a votare lo faremo tramite i punti potere, che sono questi scudi. All'interno del gioco poi c'è una componente fondamentale che è quello del gioco di ruolo, quindi ognuno che interpreta la propria casata poi cercherà di influenzare con
ragionamenti logici o meno, o con monete in qualche modo, per portare dalla propria parte un giocatore rispetto ad un altro. Infine si assegnano il segnalino moderatore e il segnalino leader. Il segnalino leader va al giocatore con il numero della casata più alto e il segnalino moderatore va al giocatore con il numero della casata più bassa. A questo punto siamo pronti per partire. La prima carta di questa avventura è questa, qui c'è la versione in inglese, fortunatamente abbiamo la traduzione. La santa attendente ci informa che nella città di Neonac una statua della madre è stata decapitata da alcuni vandali sconosciuti. Può essere riparata, ma il famoso artista Tarek, offeso dall'incidente, si propone di rimpiazzarla con una statua monumentale della madre e le sue 8 sante figlie. Questa nuova opera d'arte porterebbe sollievo spirituale alla città, ma Tarek chiede una retribuzione esorbitante. Finanziamo la nuova statua? Una volta letta questa parte, si va a vedere che cosa sposteranno, quali equilibri sposteranno all'interno del nostro regno. In questo caso, la votazione positiva del consiglio per l'approvazione dell'acquisto di questa statua farà abbassare di conseguenza l'economia, il potere economico del nostro regno. In più ci sarà uno stickers, eccolo qui, uno stickers che poi sarà attaccato su questa plancia. Qui già ne vedete alcuni, ma non fate caso a questo, questi sono stickers di una precedente partita che abbiamo già iniziato. In questo caso li leggeremo solo perché non abbiamo gli sticker fisici da attaccare e perché poi il gioco non potrebbe essere utilizzato, e quindi vi leggeremo cosa dicono nel caso in cui dovessimo metterli. Mentre una votazione per il no abbasserà il morale del popolo e anche qui ci farà mettere uno stickers. Gli stickers possono essere bianchi, quindi positivi, e neri, negativi. Dopodiché si aggiungono 3 scudi dalla riserva generale nel mezzo, che sono una riserva che i giocatori che passeranno in questa decisione andranno a dividersi per difetto. Detto questo, a partire dal leader si inizia a discutere sulla scelta. A me non interessa questa decisione, quindi passerò questa votazione. Quando un giocatore passa la decisione può decidere di rinunciare poi a prendere gli scudini al centro per prendere il segnalino moderatore. In questo caso preferisce prendere gli scudini al centro? Prendo gli scudini al centro. Benissimo. Ok, io voto no. E dai, no, aspetta, ti do 5 monete. Ti do 5 monete per mettere due votazioni sul sì. Allora, parliamone. Io non voglio spendere soldi inutilmente per una statua. Tra l'altro, la statua che già c'è si potrebbe anche riparare. Quindi, guarda, sì, se ma... mi offri però 5 monete, con 5 monete ne parliamo. Perché 5 monete si possono fare, perché comunque sia per me potrebbe portare a far venire delle persone da fuori, ok, del nostro reame, per vedere questa statua, quindi arricchire la conoscenza. È importante. A me non me ne frega niente, né delle persone, né della statua, né della testa decapitata. Sinceramente non mi interessa, però se mi dai le 5 non so monete, se sei un po' ignorante, te le do 5 monete. Abbiamo finito. Benissimo. Sì, la statua deve essere fatta. Io ho messo 2 scudi, quindi in questo momento sono quello che ha più potere, che ha consumato più potere, e prendo il tassello del leader. Si prosegue. Per me è no, è una spesa inutile e possiamo farne a meno. Io sono d'accordo pure su di me. Così? Sì. Dai, 5 monete. Io? Ragazzi. Io passo. Mi prendo anch'io gli scudi. Questo significa essere in pace. Nulla è come sembra. Questo è il motto della tua casata, immagino. Come appare. Nulla è come appare. Ok. Detto questo, siccome abbiamo una situazione di due pari tra il sì e il no, il moderatore, che è il martello, decide. Ovviamente sì. Quindi, voi vi dividete il potere. Uno e uno. E uno rimane perché siete pari. Prendiamo anche la moneta. La nostra votazione, la votazione del vincente va al centro, mentre la votazione del perdente torna al legittimo proprietario. Insomma, ci ho perso io, però va bene. Interessante. Detto questo,
si gira la carta e si va a leggere cosa è successo. Allora, vediamo. Tarek sorride radioso mentre accettiamo la sua parcella e inizia immediatamente a lavorare sulla monumentale scultura della madre e delle sue sante figlie. Quando finalmente la statua viene esposta, egli dichiara di aver preso ispirazione da Liria, la santa figlia dell'arte. I più maliziosi però insinuano sia stato ispirato da Raele, la santa figlia del denaro. In ogni caso, è un'opera d'arte superba. Andiamo quindi a vedere che cosa è successo alle nostre finanze e vediamo che scende di 3 passi la situazione economica. Fa 1, 2, 3 passi più uno aggiuntivo perché già era in stato negativo. E dopo questa situazione si aggiunge il segnalino che farà fare altri 2 passi aggiuntivi se continuerà a scendere il lato economico. Insieme al simbolo scende anche la bilancia di 1, 2, 3, 4 passi. Se il segnalino bilancia arriva o all'estremo in alto o all'estremo in basso, la partita finisce perché il re abdica e siamo partiti malissimo. La conoscenza però in questo caso farà 1 passo, 2 passi perché è già bianco e gli viene aggiunto il simboletto bianco. In questo caso quindi la bilancia farà 1 e 2 e l'abbiamo riportata su. Abbiamo letto che cosa è successo e la carta si inserisce qui, di là, di qua, dalla parte che abbiamo scelto. Ah, e infine c'è lo stickers. Allora, S1, vediamo la scintilla divina. La nuova scultura di Tarek è diventata così famosa in tutte le terre conosciute che per poterla ammirare molti fedeli intraprendono viaggi imperbi dall'estero. Sono un genio. E giuro che non ho letto. Ok, lo sticker, come vi dicevo prima, non lo attaccheremo anche perché non lo abbiamo materialmente, abbiamo solo la parte narrativa, diciamo. Nel gioco gli stickers vedete che sono tutti quanti firmati dai vari giocatori che li hanno attaccati. Questi vi daranno dei simboli positivi o negativi in base all'andamento della partita, che poi, che sono tra l'altro questi simboli qui, che parteciperanno nel gioco per raggiungere determinati obiettivi che poi vi faranno guadagnare altri punti prestigio o punti brama in base alla vostra casata. Allora, Leonora, questa casata fa delle magie strane. Ele? Sì. Sei qui dentro? L'ho mangiata. Vabbè. È digerito? No, non lo vedi, ma da qua. Okay. Mi serve quel tempo. Giochiamo. Vabbè. Ciao. Lui si chiama Leonora, lo conoscete? Si chiama Leonora. Oh, no, sono Leonora. Non andiamo avanti a leggere la carta, forse è meglio. Salo, sta là. Ciao Sam. Leader. Sì, vado. Sempre l'ultima, quindi non posso pescare random, vero? Adesso ho the common folk, the... Mi interessa l'inglese, mi interessa solo il codice. Che codice è? Mi scusi. D1-1F. Dove l'hai detto? Perché c'è scritto lì qua, D1-1F, si vede? I popolani del villaggio della Quercia Rossa hanno iniziato a pregare una misteriosa divinità pagana. La madre priora sostiene che tollerare questo paganesimo potrebbe destabilizzare il regno e condurlo al di fuori della grazia della madre esorta. Quindi, comunque, fatemi questa al di fuori della grazia della madre esorta, quindi. La creazione di un tribunale religioso per ripristinare la vera fede e convertire gli eretici. La cancelliera bibliotecaria, d'altro canto, pensa che questa diversità culturale potrebbe portarci beneficio nel lungo termine e che i nostri soldi possano essere spesi meglio per qualcos'altro. Creiamo un tribunale religioso? La domanda è... Hai già piazzato tu? Sì. Perfetto. Io sono un signore. Vabbè, ma non può essere che va tutti i soldi. Cosa, io sono io ancora con i soldi, tanto mo ti imbaro un'altra cosa. Un'altra cosa. Che sì, no, non sì. Cosa mi insegni? Ti insegno un'altra cosa. Dica. Che anche se noi abbassiamo il fondo casa,
a livello di gioco non scende più questo. Quindi io me ne sbatto la ciolla, io sono Conte, io sono Duca. Come Duca? Sono quelli di ignoranti, esatto. Non sono le due ignoranti. Scusate una cosa nel frattempo. Ma ogni volta che si inizia non bisogna mettere sempre altri due scudi? No, devo sempre tre scudi. Almeno tre. Okay. E quindi, visto che io sono il leader, passo. Vi spiego anche perché. Vai. È una questione di le casse, come ho già detto, più di quello non manda giù. Cioè, a livello per noi c'è sempre del buon denaro. Essere il popolo, io sinceramente del popolo non mi interessa. Sarei per appoggiare sinceramente la, così la, guerra. La guerra. Però appoggiando la guerra si abbassa la conoscenza. No, si abbasserà il denaro, dico. Ah, si abbassa il denaro. Mi cambia poco, non sono, cioè. A te? Ho sentito te parlare di problematiche. Io mai, non di guerra, si abbassi la conoscenza. Non è tanto che non si abbassi la conoscenza. Perché prima ho fatto una cazzata grossa quanto la casa. Però. Io sono contro la guerra, ragazzi, per me ci dobbiamo alleare tutti. Perché? Sì, sì, perché tutti si vogliono alleare. Vabbè, esatto. Voda, voglio. Sono convinto. Sono curioso. Sei curioso? Io invece sono convinto che adesso vuole andare sui suoi passi, vuole andare. Ha fatto la cagata prima. Esatto, non vorrei che fosse un'altra cagata. Adesso ti viene a fare il cornuto e lui si bocisce. Capito? E allora quasi cambi idea, io adesso non passo e poi voto direttamente sul no. Io già voto sul no. No, lei che dice? No, buona scelta, anche per me no. Anche perché abbiamo dato troppo sapere e non si meritano anche il tribunale. Calma, scherzando? No, paura. A che livelli siamo? Cioè siamo nel... Mica ne siamo nel ventesimo secolo che abbiamo bisogno di tribunale. Questo c'è ragione io, perché l'ignoranza è felicità. Allora, siccome io so io che voi capite un cazzo, perché nessun sangue è come il nostro, sì, ben chiaro. 4 su 10. Ma questo va messo. Questo è esatto, va bene. Ok. Sai che vi dico? Quanto è stato? 3? 4. A morte tutti. Io ti accanto a lui però. Sì. Quindi il... Questo è quello che... La guerra, le armate devono essere pronte per un'invasione. Ma se non abbiamo i soldi, come facciamo a armare la gente? Infatti, visto che avete speso soldi fino adesso inutilmente, spendiamo altri. Ah, la guerra speso. Avete? Scusate. Io ho passato. Abbiamo. Posso? Lei che si è astenuta per un paio di volte su due carte e mezza. Innanzitutto non devi guardare. No. Innanzitutto non guardare il cartello mio perché fa cazzi. Esatto. Lei si è astenuta per due carte, due venti su tre. Lei ha sbagliato a votare sempre, quindi. Mi interessa ciò che fa il popolo, mi interessa il bene del popolo. Perché sono così formale? Non lo so, io mi sento proprio da rotto scudetto. Ti do due monete e metti due scudini, io dai. Sono un nuovo di core, se lo dici veloce sembra una roccia. Te do uno scudo. Sì, ma lo devi mettere anche tu lo scudo. Io no, a me basta così, se ha detto qua, è uscito 5, ma ha detto 4. Stanno a fare con piccola? Cioè, dalle parti si dice il con piccola. Non è detto 4. Dobbiamo metterne 5. 5, messo. Allora io mettiamo una testa. Va bene. Per una monetina. Non fa lo stesso. Per una monetina. Te la do io una monetina e lascio tutto così. No. E chiudi un occhio. Allora. Io metto. Uno ha detto che vuole due monetine. Io metto due poteri. No. Ring, l'oro nella mano. Lei che è un colpo di me, no? Vedo un calicoden. Va bene. Un potere. Aspetta, un violino. Vorrei fare una domanda. Se posso a questo tavolo di gente colta. Lei che mi sembra un po' più studiato. Come no? Io che mi sono un po' tirato indietro da questa. Se nella mia mente vorrei un po' condizionare le sorti, potrei offrire del denaro? No, se lo stato non conti niente. No. Ma aspetta, io ti sto per dare due monetine per non mettere. No, non esiste. Non possiamo creare un tribunale, cioè. 7 assolutamente no. Moderati. Se fai di no. Abbiamo avuto che cambio di studente. Di amore. Quindi, per il popolo. Ignoranza, ragazzi. 5 pari. Tu la vedi la rocca là? La rocca dei duchi di Coden?
Non vedo solo una grossa lampada che fa caldo, però. Lì c'è un tesoro che dove mangio solo io, quindi a me è dell'oro. Va bene, detto questo io... Vieni Andrea. Parlo. Niente, non è. Chi ha passato si prenda quello che deve prendere. E niente, non è. Ma il prossimo turno. Grazie, su. E quella va a me. Sono leader e moderatore. Ha vinto palesemente il... No. Non lo so. Più una conoscenza. Uno. Più una conoscenza? No, meno una conoscenza. No. E anche il nostro amico ha sbagliato. Ma dai, no, non lo è giusto. È truffa alla grande. Volevamo far vedere come non si gioca a questo esatto. gioco. Esatto, veramente. Sì, sì, sì. No, dai, l'ho messo dritto, ti giuro, l'ho messo dritto. Io voglio essere... Ah, dato che abbiamo fatto il tribunale, quindi... Voglio essere risarcita degli miei scudi. Ci rifiutiamo di spendere preziose risorse per istituire un tribunale religioso. Una misura così estrema non è giustificata in questo momento. Il cosiddetto culto della fiamma cornuta inizia ad espandersi, ma ad oggi non è evidente nessuna conseguenza negativa e gli studiosi si dilettano nell'apprendere il credo di una nuova religione. Un gruppo di eretiche della fiamma cornuta, ora convertite e pienamente persuase dei loro comportamenti ingiusti, intendono unirsi al culto e diventare sacerdotesse guerriere. Chiedono un posto per meditare ed allenarsi in combattimento, come farebbe Orsal, la santa figlia della forza, che erroneamente adoravano come la fiamma cornuta. Finanziamo la costruzione di un nuovo monastero per le aspiranti sacerdotesse? Scusi, mi può dare il leader? Non so perché. Scusami, se noi votiamo di sì, facciamo quindi un tempio per le sacerdotesse guerriere. Però non c'ha senso perché spenderemo i soldi perché è esatto. Positivo i soldi di porre il sì. No, sul no è positivo perché risparmiamo i soldi, sul sì invece è negativo, li spendiamo perché. Allora, noi abbiamo l'esercito che combatte tanto bene. Vabbè, basta vedere i miei scudi, Ma chi gli guarda dentro la casa? Così più potente? Perché abbiamo la stessa casa. Vai, dai. Allora, no, secondo me non, cioè il nostro esercito basta per... Esercito? Il nostro esercito basta per fronteggiare chiunque, non c'è bisogno di... Ok. Aiutare ok, e io sono d'accordo. Ma vuoi mettere delle sacerdotesse guerriere? Mica te le devi... No, però fa più scena. Arrivano le sacerdotesse guerriere. Che paura! Non energetica fa. Io furto strano poi il freddo. Io voto due no. Io ho capito di no. No, la fiamma cornuta erano, la fiamma cornuta si sono convertite. Ah, non si sono convertite? Più. Sai che noi duchi non crediamo a queste cazze della religione, quindi per me no, spero no, che non c'è la è giusto, sto sempre potente, il duca. Io da voglio continuare con il mio flusso, quindi passano. Vabbè, ma questo è stato fatto 5 match e 4 erano passate. Ma possiamo giocare senza di resto. Esatto, possiamo sempre giocare in tre. Va bene, andiamo. Non mi piace niente. Lei ha votato? No. Io ho votato no e le ribadisco che Sina a noi ci fa una pipa. Vatti a guadagnare due scudi. Ti do sto consiglio, vatti a guadagnare due scudi. Perché vanno guadagnando due scudi pure, tanto per in testa e vince il no. Attenzione. Andiamo uno scudo. Truffati! Un altro bifido. Allora, la posso fare la mancia bifida? Giusto. La bifidezza. Quindi ci prendiamo uno. Ma poi andremo d'accordo. Poi qui ne metteremo uno. No, aspetta, vanno quelli di Recocca. Ah no, ok. Quelli due di Recocca. I due del signore. Vediamo cosa accade. Benché abbiamo apprezzato l'intento di queste aspiranti sacerdotesse, il regno non manca certo di monasteri ampi ed accoglienti, esse possono sia unirsi a uno di questi liberamente, sia costruirsene uno a loro spese. Noi devolveremo le nostre risorse per fini più lucrosi. Poi ci vorrebbe una bella guerra. Che è successo? Abbiamo avanzato di due. Cioè, il segnalino va tolto quando poi riguadagna, no? Sì. Io l'ho tolto, ho mosso di due, Pesco! Chi è? Carta, gira. Sorella Brulea, una sacerdotessa del monastero di Colle Pedroso, ha rinnegato la madre e ha lasciato l'ordine per riunirsi al culto della fiamma cornuta. Ella sostiene di aver scoperto nelle sacre scritture dei passi preoccupanti che confermano le teorie della fiamma cornuta.
La madre priora vuole farla tacere immediatamente e ci esorta a processarla per apostasia. Però le sue scoperte potrebbero essere di estrema importanza qualora risultassero vere. Concediamo la grazia a sorella Brulea così da scoprire cosa sa. Allora, questa sorella Brulea, che assomiglia a mamma, che comunque i nomi sono un po' tutti particolari. Esatto, difficili. Quindi ha trovato, cioè si è convertita alla fiamma cornuta, quindi non fa più parte della nostra religione. Allora. Però a quanto pare sa delle cose, e delle sacerdotesse, la madre priora la vuole fare accusare di atrocia, come ha detto. È importante espandere la conoscenza oltre ogni limite. Viaggiare, capire. Sì, una cosa. A me questa signora che ha fatto questa cosa, secondo me sa delle cose interessanti. Nonostante che a me non me ne frega niente che noi sappiamo cose, perché a te nemmeno, immagino. Non possiamo perdonare tutti quanti. Non daremo un buon esempio. Però questo sta molto a rischio di perdere. Il mio potere è poco, ma questa volta dobbiamo approfondire questa situazione. Sì. Non possiamo perdonare sempre. Vai, basta, dai. Per cascare il muro della casa. Aspetta. Ormai ho votato. Non si può perdonare, non diamo un buon esempio, stanno facendo come gli pare, gli abbiamo dato troppa conoscenza al popolo e fanno come pare e piace. Basta. Questo. Anzi. Sì. Stai passando ancora? Scusi. Stai passando ancora? Ma così chi vince? No. Così vince, sì. Mi hai rubato i scudi? No. Allora posso passare? Per passare. Vabbè dai, anche questi passano. Guarda, oh. Mi levo, fate coppia. Ma si a me sta bene quello che avete passo detto. Ma se così vinci? Quell'altro sì, così ma... vinci? Sì, ma allora, ascolta. Ti do 5 monete per votare no. Beh, io vedo 6... No. Voto no. E che mi ha detto di 4? 6, ancora peggio. Ancora peggio. Cioè, con il martello, prenda una decisione, Arcipi. Thor decide che vincerà il sì. Scusami, c'ho cioè, ma 5 monete, volevo il sì, lei se la becca. Ho fatto sperato che mettesse delle scuole. Vai, chi è che vada agli atti che è una persona pessima. Chi ho mangiato sì? Leonora. Me ne ricorderò per la prossima. Ho truffato una cosa. Ah, poi non è passato nessuno. Allora, dov'è la carta? Qua. Vediamo. Soralella, vediamo un po'. Giriamo. Vediamo che va bene, eh. Oh. Leggi quella giusta. Buono. 1 e 2, 4, 3. 2, 3, 4. Ma no, abbiamo ma fatto. Se qui c'è scritto questo re deve cadere, un motivo c'è. Cioè, ce l'ho scritto sulla carta. Questo re deve cadere. Ancora più ribalto la plancia. Eh? C'è qualcosa che non va allora. Anche tu devi cadere. A chi importa dello Stato se hai i soldi? Ma parla di soldi questi. Detto ciò. Allora, cosa accade? Noi abbiamo votato? Sì. Yes. Abbiamo deciso di ignorare la richiesta della madre priore. Abbiamo convocato sorella Brulea davanti al consiglio, così che possa parlare e svelare le sue scoperte. Grata per il perdono, Brulea ci spiega che le sacre scritture riportano molti riferimenti al regno degli uomini, il quale cadde catastroficamente poco dopo l'arrivo della madre sulla terra. Ah, vedi che ho fatto bene. Ok, l'avventura si stava facendo interessante. Infatti mo fuori da questa telecamera ce la finiamo a giocare. Che succede però? Che spostando la bilancina siamo arrivati al il capo nord. L'estremo. E quindi la partita termina perché il re dice: qui non ci si capisce niente, stiamo andando a rotoli, io me ne vado. A questo punto è finita una delle partite dell'avventura. Questa, come abbiamo già detto, è un'avventura demo, quindi l'avventura base è diversa. Quando girerete le carte vi farà aprire delle bustine che all'interno contengono altri pezzi della storia principale. Si creeranno, ad esempio, vi verrà chiesto di firmare delle carte in maniera tale che poi vi ricorderete chi ha preso quella decisione in quel momento e le discussioni, fidatevi, che aumenteranno molto più di quello che avete visto oggi. Non solo, mi sento di aggiungere che questa demo, per chi l'ha giocata, noi l'abbiamo giocata a Lucca, scusami, e già stavo vedendo una piega diversa da quando l'abbiamo giocata. Sì, noi. Era completamente diverso. Esatto, perché se non ricordo male fosse la stato all'inizio non l'avevamo costruita. No, probabilmente sì. Sì, la statua c'era all'inizio, però non l'abbiamo costruita. Anche già la demo ha una certa
profondità. Ok, alla fine di ogni partita poi si andranno a segnare i punti sul segnapartite che si trova alla fine della pagina. Noi qui abbiamo fatto un bel po' di partite e si va a vedere chi è il vincitore. Poi in base a quel in base al vincitore si assegneranno dei punti prestigio o dei punti brama. Come si assegna? Ci togliamo il dubbio, esatto. E vediamo chi ha vinto. Allora, come si assegnano i punti? Allora, vai. La prima cosa da controllare è l'obiettivo segreto. L'obiettivo segreto. Allora, ad esempio, come obiettivo segreto avevo i ribelli, dovevo mettere i segnalini alle estremità, cioè dovevano passare queste due estremità. Io ho due segnalini fuori alle estremità e ho preso 13 punti. Sauro, 13 punti. Io ne ho 11 perché ne ho solo due oltre l'estremità. L'abito mi dava questi punti. Poi io al centro solo 3, quindi 10 punti. Prego, 10 punti. Io avevo opportunista, doveva stare tutto in fondo. Ne ho solo 3, quindi faccio 10 punti. Compresa la metà. Ok. Poi, seconda cosa è l'obiettivo pubblico, che in questo caso noi non lo abbiamo perché sarebbero questi gli obiettivi pubblici. Sì. Vi ricordate? Esatto, questi ti danno dei punti negativi o dei punti positivi, esatto, in base a quelli che hai. Esatto, se il segnalino, facciamo l'esempio con questi due che sono uguali, se il segnalino cibo si trova nella zona rossa, è il più basso di più basso di tutti, scusami, prendete 3 punti negativi, se è il più alto di tutti, prendete 3 punti positivi. Nel caso in cui fosse o il secondo positivo o il secondo negativo, prendete o un punto positivo o un punto negativo. Questo caso è tutto. Questo caso non c'è niente. Le monete, sull'obiettivo segreto c'è scritto anche in una classifica di monete quanti punti vittoria si prendono. Io ho 16. Voi? Io ne ho 17. Io sono 6. Ok. Io quindi sono il primo e prendo 8 punti. Ok, come vedete, secondo. Esatto, a pari il ribelle e il lavido, lui guadagna più, esatto, punti per le monete, io arrivando secondo prendo solo 2 punti per le monete. No. Se arrivavo primo, 3 punti. Io sono arrivata terza, quindi prendo 2 punti. Ok. Potere. Chi ha più potere a fine partita guadagna 2 punti, il secondo 1 punto. Io ho 7 di potere. Io ne ho 9. 10. Quindi 2 punti a chicca, 1 punto a te. E 0-0. Sì. Ok. E infine si fa la somma. Ok, quindi Sauro 15 punti, io ne ho 20. Chicca ne ha 12, Brego ne ha 12. Quindi il re abdica nell'estremità superiore, quindi questa qui, il primo prende 3 corone, il secondo 2, il terzo 1, il quarto 1 e il quarto 2. E il quarto prende 2 punti brava. Esatto. Cioè il quinto prende 2, esatto, punti brava. Però si salta, i 4 giocatori, l'ultimo prende l'ultimo. I 2 punti brava. Esatto, okay. L'ultimo prende 2 punti brava. Teoricamente questi punti prestigio e questi punti brava dovrebbero portare all'evoluzione della storia e della propria casata in un determinato modo, fino a che non lo sappiamo. Esatto, perché noi tocchiamo la settima partita e ancora non abbiamo scoperto il vantaggio di avere punti prestigio o punti brava. Questo è The King's Dilemma. E questa cosa, questo fatto, secondo me è una grande, oltre a tutta l'ambientazione, tutta quanta la storia, è la particolarità di questo gioco. Non sapere effettivamente alla fine chi vince. Quindi esatto, vincere tutte le partite a questo gioco non significa vincere il gioco finale. Finale, esatto. Allora, che vuoi chiudere tu la... Esatto. Come l'inizio, io direi chi inizia finisce. Non ho vinto, non ho il potere, non c'ho i soldi. Ma che sto giocando? Hai fatto una partita del... Va bene, detto questo, se il video vi è piaciuto, spolliciate. Esatto. Commentate se avete provato o se avete voglia di provarlo o se avete qualche domanda da farci. Yep. Dopodiché condividete il video se volete far vedere questo gioco, lo volete consigliare. Un attimo, non ci arrivate. Volete consigliare a qualche amico? Poi, come mi consigliava il mio qui presente Zappate. No, Zappate. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e se siete iscritti attivate la campanella per le notifiche di ogni, per ogni video che uscirà ogni settimana. Lo rimettiamo. Complimenti a posto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! How far can we get if we sell?